Sì, grazie Presidente. Sono, devo dire, un po' sorpreso di questa richiesta di convocazione di Consiglio straordinario, ma comunque ringrazio i richiedenti perché appunto abbiamo l'opportunità di trattare un argomento sul quale l'amministrazione si è impegnata molto e appunto abbiamo sentito Ippogruppo, abbiamo sentito l'assessore, c'è stato negli ultimi mesi. A partire dall'approvazione del nuovo regolamento in particolare abbiamo avuto finalmente la possibilità di poter fare riferimento a un documento in linea con la normativa nazionale e quindi oggi appunto è l'occasione per parlarne. L'impressione è che coloro che hanno chiesto la convocazione siano arrivati un po' impreparati, devo dire la verità, perché sentire, ecco, insistere affinché l'assessore faccia una relazione più dettagliata, insomma, mi sembra quasi un voler. Noi non siamo qui per dare ripetizioni su come si amministra, noi siamo qui per amministrare, quindi se ci sono dei problemi e volete parlarne, siamo qui ad ascoltarvi e poi a rispondervi. Però tutti questi pretesti che ci sono stati e che ci hanno fatto anche perdere del tempo in queste ore, sinceramente mi stupiscono e in ogni caso andiamo avanti e parliamo appunto di cosa, come si è arrivati alla situazione attuale e cosa faremo nei prossimi mesi. Allora, innanzitutto occorre ricordare che la concessione per l'ippodromo delle Capannelle risale a Sindaco Veltroni ed è nata già dal suo primo giorno di vita totalmente sbagliata, perché prevedeva un canone di 2 milioni di euro l'anno che, correggetemi se sbaglio, non è stato pagato neanche per un giorno, quindi uno squilibrio di quello che era previsto nel contratto si è manifestato da subito. Non stiamo qui comunque a parlare troppo del passato, ma nemmeno dimentichiamolo, perché abbiamo sentito De Priamo dire che durante l'amministrazione di Alemanno invece si sono fatte cose concrete e l'unica cosa concreta che a me viene in mente è stata la modifica del contratto di concessione, modifica sulla base della quale l'amministrazione chiedeva ad Ippogruppo di realizzare la nuova pista del trotto e l'impianto di illuminazione, ma ahi noi, poi quella stessa amministrazione, come giustamente ha ricordato la consigliera Celli, non ha autorizzato Ippogruppo a realizzare quei progetti. E quindi sì, effettivamente c'è un problema che tormenta questo rapporto concessorio da 15 anni, però siamo qui per risolverlo e a nostro avviso lo stiamo facendo bene. Infatti, ecco, ho notato un po' di delusione forse nell'iniziare questo consiglio, ascoltando il concessionario dire che l'impianto è utilizzato, è aperto, perché ricordiamocelo, qualche mese fa si leggeva su tutti i giornali il comune sfratta Ippogruppo, l'impianto delle Capannelle chiude. Evidentemente siete un po' delusi voi che sedute all'opposizione nel vedere che questo impianto non è chiuso, però è così, l'impianto è aperto, funziona e quindi questa è una bella notizia di cui siamo ben contenti e che rivendichiamo. Dicevo appunto, quale può essere la soluzione a questo rapporto pluriannuale tormentato tra Roma Capitale e il concessionario? A nostro avviso è il nuovo regolamento per gli impianti sportivi comunali e appunto in particolare l'articolo 22 che è già stato citato. Nuovo regolamento che ricordo è stato votato dal Movimento 5 Stelle, ma al quale si sono opposte tutte le forze politiche che siedono oggi all'opposizione. Quindi una soluzione concreta alla quale, ricordiamolo e lo ricorderò sempre, i consiglieri d'opposizione che avevano la possibilità di
partecipare, magari contribuire, migliorare il testo, hanno deciso di bocciare. E ai voi, quel regolamento però adesso ci fornisce una via d'uscita, che qual è appunto? È il combinato disposto degli articoli, dei commi 1 e 3 degli articoli 22, che fa proprio riferimento da una parte agli interventi già realizzati e che non sono poi stati riconosciuti perché si faceva riferimento in passato al leggendario allegato F del vecchio regolamento, che dal 2006 andava in contrasto con le norme nazionali e quindi dal 2006 non si è potuto applicare. E abbiamo avuto, quanti anni sono? 12 anni di stallo totale, che ha riguardato ovviamente non solo l'impianto delle capannelle, non solo i lavori finanziati con oneri a carico di Hippogroup, ma tutti i lavori che sono stati finanziati dai concessionari sulla base di vaghe promesse di prolungamenti illegittimi, che oggi finalmente, grazie al regolamento approvato dall'attuale maggioranza e al quale tutte le forze di opposizione si sono opposte, è invece possibile. Quindi questo regolamento prevede che il concessionario presenti un piano economico finanziario nel quale si tenga conto degli oneri necessari a finanziare i lavori già realizzati e quelli ancora da realizzare, per i quali, ripeto, l'amministrazione aveva concordato una modifica al contratto di concessione, in che poi appunto misteriosamente la stessa amministrazione poi non ha autorizzato. Siamo andati anche oltre, e ancora anche questo è stato ricordato, perché non solo l'impianto è aperto, ma vuole riportare a Roma gare importanti che ai noi sono state spostate altrove. E qui c'è il riferimento puntuale al bando del Ministero delle Politiche Agricole, al quale Hippogroup ha partecipato e per il quale c'è stato pieno sostegno da parte dell'amministrazione. Qui invece in questo caso mi fa piacere ringraziare la consigliera Celli, perché è stata l'unica presente in occasione del sopralluogo al Palafitarco, durante il quale abbiamo proprio incontrato Hippogroup per concordare questo supporto da parte dell'amministrazione. Quindi ripeto, è stata l'unica presente e la ringrazio, perché diversamente da chi oggi qui sta a stracciarsi le vesti per Hippogroup, poi quando c'è da lavorare non ci sono, quindi ci siamo soltanto noi di maggioranza e non va bene, quindi questo lo ricordo. Cerco di mantenere i toni moderati e non vorrei bullizzare nessuno di Fratelli d'Italia, quindi lo dico anche, però devo dirlo, voi eravate assenti e quindi è bene precisarlo. E ovviamente il passo successivo e finale... So, colleghi, cerchiamo di non rivolgerci sicuramente l'un l'altro, grazie. Il passo finale naturalmente sarà quello del bando, certo, quindi Hippogroup presenterà l'istanza ex articolo 22, gli verrà riconosciuto quello che è giusto che gli venga riconosciuto, 1, 2, 3 anni, non lo so, lo vedremo. Al termine di questo periodo l'amministrazione dovrà fare soltanto una cosa, pubblicare un bando al quale ci auguriamo che anche Hippogroup possa partecipare, auguriamo comunque al migliore di vincerlo, ovviamente, come sempre, e nel frattempo siamo ben contenti che Capannelle sia vivo e vegeto e la programmazione degli eventi presso l'impianto prosegua, a differenza delle profezie catastrofiche che per mesi abbiamo letto e che naturalmente non si sono concretizzate. Grazie.